E per concludere, oggi accenniamo a questo importante testo. Io leggerò una minima parte col commento di Orazio, però è veramente importante. Sella di Monteluce, che io ebbi il piacere di conoscere una volta sola, però non l'ho frequentato, è un personaggio che ha scritto un testo molto interessante e si dice che abbia ispirato anche il professor Auriti. Al momento leggiamo una parte della presentazione del libro scritta da Anselmo Vaccari, che è molto interessante anche da questo punto di vista, e poi inizieremo a leggere una minima parte del testo, perché lo dovremo affrontare nella sua interezza. Sono ben 50 pagine e quindi lo vedremo nel seguito. L'Italia è un paese, questa è la presentazione di Anselmo Vaccari. L'Italia è un paese con un elevato numero di disoccupati. Qui siamo nel 1957. Attenzione ai vari passaggi. Nelle varie epoche. Sì, e anche alle similitudini con la situazione attuale. L'Italia è un paese con un elevato numero di disoccupati. 2 milioni permanente e con un rilevante numero di sottoccupati, il reddito pro capite è uno dei più bassi del mondo, la pressione fiscale, siamo nel 57, la pressione fiscale è una delle più alte, con un prelievo sul reddito che arriva al 37%. Siamo adesso quello privato al 48% circa. Ma ufficiale, insomma, sì. E quello delle aziende siamo attorno al 72%. Ma siamo comunque, diciamo, paragonando inflazione per inflazione, più o meno la situazione. Il costo del denaro è elevatissimo. Negli Stati Uniti d'America il denaro costa non più del 3-4%, in Italia in media 10-12%. L'abbiamo vissuta questa situazione. Nel 57 io tra l'altro ero vicino alla laurea, oltretutto. E solo per il medio credito si ha il 6,50%. Il credito a medio termine è limitatissimo e gravato da pesanti garanzie. Il credito di esercizio è insufficiente. Il livello dei consumi è bassissimo e la bilancia commerciale in deficit pauroso. Siamo nel 1957. La circolazione cambiaria è enorme. Il numero e il valore dei protesti spaventoso. 1 miliardo al giorno. Abbiamo nel 1957. 1 miliardo al giorno di protesti. Sentiamo, sì, cosa hai da dire in mente. Però era una cifra notevole, ma rispetto alla massa circolante delle cambiali era niente. Esatto. Che era 15 mila miliardi di lire, vecchie lire, contro 350 miliardi, 360 miliardi di insoluti. Quindi alla fine una percentuale risibile. Beh, di insoluti, non di insoluti, di movimento delle cambiali. No, di cambiali impagate, protestate. Beh, appunto. Lì parla di 1 miliardo al giorno di cambiali? Non pagate, protestate. Protestate, e quindi era niente. E appunto. 15.000 contro 360, niente. La percentuale è risibile. Appunto. Quindi, voglio dire, nonostante che fossero senza una lira, comunque pagavano le cambiali. Questo ecco, sta a dire, al contrario di quello che dice lui. Appunto. No, questo lui dice così. Le cambiali. Lo dice come se fosse qualcosa di deleterio. Sì, perché lui lo vede nell'ottica del 1956. Certo. Laddove la cambiale non è come quella per noi, certo, la soluzione di un problema. Infatti, che cosa vogliamo sostenere noi? Noi sosteniamo che in condizioni di crisi di circolazione la cambiale va benissimo, deve essere utilizzata,
perché la popolazione italiana è comunque sopravvissuta a questa situazione. Che era una situazione... Non solo è sopravvissuta, ma cinque anni dopo quello che scrive lui eravamo in pieno boom. Esatto. Eravamo in pieno boom e noi venivamo da una guerra disastrosa per noi. Disastrosa per la distruzione delle infrastrutture, delle aziende, delle imprese, esportazione delle imprese. Ci hanno portato via tutto quello che abbiamo speso per creare una situazione vivibile in Africa, sia nell'Africa del Nord che sia nell'Africa orientale per i nostri concittadini. Ricordiamoci che in Africa del Nord noi avevamo costruito una strada, la strada Balbia, che è una strada che utilizzano ancora perché non ci sono altre strade. 2000 chilometri. La prima cosa che gli italiani hanno fatto quando hanno conquistato l'Etiopia, hanno costruito le strade e hanno mandato i trattori. È tutta roba che è rimasta lì a marcire quando siamo stati sconfitti dagli inglesi e gli inglesi ci hanno portato via tutta quella terra. Gli inglesi hanno portato via la terra anche perché gli davamo fastidio a tirar su il morale di quelle popolazioni. Gli inglesi hanno sempre governato, e vogliamolo ripetere, col tallone calci in culo. E il negro deve essere sempre sottoposto. Noi invece li volevamo elevare. Dietro alle nostre truppe che avanzavano c'erano già i trattori e gli uomini che costruivano le strade. Leggete quello che scriveva su questo argomento un frate, un eroico frate, Fra Ginepro. A parte quindi i tradizionali motivi, densità di popolazione, carenza di materie prime, che c'è anche oggi, alti costi di produzione, anche per l'incidenza di elevati oneri sociali, eccetera, è fior di dubbio che nella nostra economia qualcosa non va. Gli ortodossi affermano: se abbandoniamo i principi tradizionali, restrizione del credito, limitazione dei consumi, elevata riserva di liquidità imposta alle banche, tutto il nostro sistema economico crolla. I modernisti proclamano: la salvezza sta nell'attuazione dei principi delle scuole moderne, dilatazione del credito, espansione dei consumi, politica del massimo impiego. Beh, questa c'è stata. È la cosa che dovrebbe applicarsi adesso. Questo c'è stato. Abbiamo avuto anche la politica del massimo impiego. Beh, oggi importano i negri per abbassare le retribuzioni degli italiani. Questa è la ragione vera dell'importazione di questa massa di gente. Aumentare l'offerta di braccia, soprattutto per i lavori meno qualificati. Esattamente. E mettere in competizione quelli che possono offrire solo forza lavoro. Esattamente. Manco più proletari. E da qui ovviamente sottoproletari. E da qui no, ovviamente. Proletari nel senso di avere le prole, non sì, sanno manco sì, più la prole. Esattamente. Quindi sottoproletari, due volte sottoproletari, sì. Perché non hanno una lira meno dei proletari e non hanno manco la prole. Vergini davanti, martiri e sottoproletari. Oh, una volta mi ho letto che gli omosessuali erano circa il 5% di tutte le popolazioni in giro per il mondo, ma mi sa che la percentuale è aumentata molto, perché come accendo la televisione o vedo qualche manifesto per strada, vedo frosci dappertutto. Sì, vabbè, li hanno portati in superficie. Io non credo che la natura sia tale da cambiare queste percentuali, sono troppo naturali queste percentuali. Sì, ma quando vengono intaccate poi, con i conservanti, sì, questo con i prodotti chimici, allora, riduci di un altri 2-3% la produzione ormonale di testosterone, diciamo così, dai, per semplificarlo molto. Molto incide la corruzione, una cultura slabrata prima di contenuti tosti, seri, onesti, e soprattutto dico veramente la corruzione. Per cui molti che non lo sarebbero
lo diventano per abitudine, per opportuno. E più o meno nell'epoca della, sì, dell'epoca della decadenza di ogni romana, decadenza. Giovenale, marziale, di ogni decadenza, sì, cultura decadente. Petronio, arbitro, eccetera. Cultura decadente. E da qui ovviamente tutte le opposte impostazioni e conclusioni che ne discendono. Per gli uni il pareggio del bilancio è una meta, per gli altri è un atto trascurabile. Per i primi la lira va difesa con i sistemi tradizionali, niente inflazione, anzi deflazione. Per i secondi l'inflazione attraverso la circolazione cambiaria è in atto. Quello che non fa lo Stato si afferma, gli individui sotto la spinta delle urgenti necessità quotidiane lo fanno da sé. E questo va, è naturale, è come scappare quando la nave affonda. Cos'è che non è puoi evitarlo, lo devi fare. Sì, cos'è che è cambiato? È cambiato solo che queste persone hanno terrorizzato le popolazioni così come fanno adesso. Con i vaccini. Con i vaccini. No, hanno demonizzato la cambiata. Esatto. L'hanno demonizzata. Non è possibile parlare di cambiata. Certo. Lo vediamo noi quando facciamo le conferenze. Esattamente. Cioè, tutti intendono quello che ha detto o conclamato in questi anni la lobby bancaria. Eppure dillo tu quant'è il giro delle delle cambiali. Circa 700 miliardi di euro l'anno. In proporzione al circuito economico è esattamente la stessa percentuale. Solo che lo gestiscono le banche tra di loro. E non il cittadino direttamente, quando invece è uno strumento pensato primariamente per il cittadino, per il privato, per l'imprenditore. È una semplice posizione polemica fra gli uni e gli altri o ci troviamo in Italia dinanzi a una vera e propria crisi del sistema? È un episodio nella lotta che si combatte oppure ci troviamo ad una svolta decisiva? Si afferma, le esperienze positive di altri paesi non ci dicono nulla perché la situazione del nostro paese è sostanzialmente diversa. Non pare al lume di quanto afferma e sostiene l'autore di questo libro che l'obiezione abbia oggi un sensato fondamento. E lasciano perplesse infine le considerazioni che l'autore fa sul sabotaggio dell'economia italiana. Ho sempre sostenuto personalmente che l'Italia non ha perduto l'ultima guerra, attenzione, che è un concetto molto importante, bensì una campagna. Che la guerra continua, è verissimo. Anche adesso. È verissimo. Ma è vero in tutti i sensi, perché abbiamo 113 basi militari, esatto, americane o della NATO sul territorio, esattamente, nazionale. Esattamente. Non c'è nessun paese veramente sovrano che abbia una cosa del genere. Esattamente. Perché saremmo sovrani al limite se avessimo 113 basi fra Oklahoma, Arkansas, Ohio, a scambio. Delaware. A scambio. A scambio. Ma chi ce ne manda lì? Che fa che? I nostri soldati? Non lo so. Però ci avrebbe un senso, no? La guerra continua. E continua perché... No, ma di più. La guerra continua anche con questi atti che abbiamo detto adesso. Certo, certo. La guerra si è trasformata da guerreggiata con le armi a guerreggiata con tutti gli altri strumenti di devastazione sociale, in particolare con la moneta, la gestione bancaria delle finanze della moneta. Le armi servono anche per costruire le armi. La moneta serve anche per costruire. Certo, la moneta serve per qualunque cosa, ma la continua la guerra con la moneta, appunto. Attenzione. E continua perché essa aveva origini di natura strettamente economica. È verissimo, quante volte l'abbiamo ripetuto, che la guerra aveva origine economica, che la guerra ce l'hanno fatta perché sia l'Italia che la Germania avevano nazionalizzato la banca centrale. Certo. Cioè di natura strategica in funzione di predominio economico. Non aveva infatti nessun motivo ideologico, basti pensare all'alleanza fra Inghilterra, Stati Uniti e Russia. Se ci fosse stata una guerra ideologica, assolutamente non poteva, questa alleanza non ci poteva essere. L'idea del sabotaggio quindi non è tanto lontana. No, non è che non ci poteva essere. I padroni del davvero profondi della Russia, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti è lo stesso, quindi
Quindi la poteva benissimo esserci la guerra, era economica, certo. La guerra che comunque torniamo di nuovo lì, sempre il potere, un potere torniamo economico. Di nuovo lì, è un potere economico. L'idea del sabotaggio quindi non è tanto quindi lontana non è dalla realtà. Una guerra di religione, non è una guerra ideologica, non è una guerra nel senso di odio razziale, esattamente. È solo una guerra economica. Esattamente. Come adesso è l'hanno una guerra... voluta mascherare, l'hanno voluta mascherare da guerra ideologica, da guerra razziale, in realtà non mentre era. La guerra cino-giapponese invece era una guerra razziale. Beh, lì è diverso, no, ma poi lì la guerra cino-giapponese è determinata dal fatto che il Giappone doveva ampliare il territorio. Il suo territorio, punto. Certo. Tanto è vero che aveva puntato sulla Manciuria. Certo. L'idea del sabotaggio, quindi, non è tanto lontana dalla realtà, anche se bisogna porla come un interrogativo, uno dei tanti interrogativi ai quali le argomentazioni dell'autore inducono il lettore. Sella di Monteluce ed io veniamo da due esperienze diverse e non si può dire che le nostre reciproche posizioni ammettessero ieri la possibilità di un compromesso sul piano concettuale né su quello dell'attivismo politico. Ma io ritengo che oggi, dinanzi alle incognite che incombono sulla vita e sull'avvenire del nostro Paese, possa e debba prevalere sulle diverse concezioni e posizioni personali lo sconfinato amore che nutriamo per la nostra patria, nel cui nome ogni contrasto può e deve essere superato. Se questo libro riuscirà a dare... Si vede che scrive 50 anni fa. Sì, esattamente. Prova a dire queste cose qua a un ideologo di 30 anni. Sì, vabbè, certo. Ti prende per il culo finché sì, cambi. Sì, vabbè, ma fino a che io stesso non lo prendo a calci in culo. Però. Certo. Se questo libro riuscirà a dare, come vuole dare, un serio contributo alla ricerca di una nuova linea economica che segni l'avvento di una nuova e più prospera era per la nostra Italia, l'autore potrà essere soddisfatto al di là di ogni interpretazione polemica dalla fatica compiuta, alla quale queste poche righe di presentazione intendono dare non il suggello di una autorevole voce di pensiero o di dottrina, che sarebbe mera presunzione, ma il conforto di chi, avendo sempre creduto nelle maggiori fortune della patria e per esse avendo sempre operata, considera anche queste pagine come un atto di fede nelle capacità e nelle risorse inesauribili sia di azione che di pensiero del popolo italiano. Anselmo Vaccari. E per oggi la chiudiamo. Ricordo sempre che è disponibile il mio vecchio antico libro oramai di 3 anni fa, però oramai è arrivato alla terza riedizione e quindi rifacimento anche parziale con vari aggiornamenti, che basta chiedere e noi ve lo mandiamo. E domenica prossima, domenica 4 giugno, facciamo la presentazione del volumetto piccolo Vademecum per la emissione, l'utilizzo e lo scambio delle cambiali sociali. Di dove lo facciamo? Lo facciamo qui al parco, come si chiama questo parco? Dove c'è il laghetto. Il laghetto lungo la via Olimpica, fra Viale del Lazio e la via Olimpica. Il posto poi lo metteremo su Google Map lo metteremo e quindi potrete poi arrivarci tranquillamente con il Tom Tom oppure con la piantina stradale. Questo è il libro che presentiamo domenica pomeriggio dalle 18 in poi. Grazie a tutti. È un parco incantevole con un laghetto meraviglioso. Un parco che ha fatto realizzare il professor Giorgio Vitali. Non che l'abbia realizzato io, ma ho costretto qui di dovere a farlo. Qui era uno schifo. Allora, voglio invece leggere le prime parole del libro, perché è molto belle. Capitolo primo, il sabotaggio inglese dell'economia italiana. Prime tre righe. Da Adriano in poi, ci hanno rotto il cazzo da Adriano in poi. Esattamente, è stato costretto a costruire il vallo.
ci sono delle cittadine nella Brianza in cui la moneta è scomparsa. È vero. Gli industriali ricevono cambiali e pagano, e pagano i loro operai con cambiali. Gli operai le girano al droghiere e al macellaio. Dalle botteghe passano alla campagna. Quante cambiali ci sono in Italia? Si fa presto il calcolo. Il 3 per 1000 rende all'erario 70 miliardi all'anno. E quindi? In un anno in Italia circolano oltre 15 mila miliardi di cambiali. Come ricordavo non bene. Potremmo. Quindi non... 360 miliardi di cambiali andate a vuoto su 15 mila è una percentuale risibile del 2%. Perché non potremmo farlo di nuovo, viva Dio! Senza bisogno di indebitarci. No, senza dover chiedere pietà ai politici, prostrandoci ai piedi di delinquenti che non hanno nessun interesse a fare risolvere il problema. Prendono la tangente sull'usura che fanno fare ai concittadini. Bye bye. So long. Ecco.